Zuccaro. Mi siete presente, se ci siete? Sì, presente. Innocenti. Presente. Faie. Sono. Cioni. Il professore nella classe vuota fa l'appello e i ragazzi collegati da casa iniziano a seguire la lezione. Anche nelle scuole pratesi è tornata la didattica a distanza. Almeno il 75% delle lezioni, in base al DPCM firmato dal Premier Conte domenica scorsa, deve avvenire tramite videoconferenza. Soltanto il 25% delle lezioni si tiene in presenza. Noi che siamo all'ultimo anno, magari per un fatto anche cioè relazione tra professori e alunni, sarebbe stato meglio rimanere in classe. Però sempre meglio non fare lezioni, questo sì. Anch'io avrei preferito stare in classe, più che altro perché a casa c'è meno attenzioni. Cioè, a scuola in qualche modo devi stare attento, a casa c'è più distrazioni. Al Datini, come in altre scuole pratesi, il dirigente scolastico ha rimodulato la didattica riducendo l'orario e facendo venire i ragazzi a scuola 2 mattine su 6 nell'arco della settimana per seguire in classe le materie curricolari fondamentali, italiano, matematica, inglese, scienza degli alimenti, e per continuare a frequentare i laboratori di sala e di cucina. Prima di entrare in laboratorio, gli studenti percorrono il tunnel sanificante, un macchinario che spruzza getti di soluzione igienizzante per gli indumenti, uno degli investimenti effettuati dal Datini per aumentare le precauzioni anti-Covid. Loro lo fanno, appena entrano vestiti in borghese, si sanificano, poi si vanno a cambiare e lo rifanno con la divisa. Ne sta arrivando un altro che metteremo vicino ai laboratori, in modo che qui si passa quando si è in borghese e di là quando si è in divisa. 3 giorni alla settimana di didattica in distanza, ma eravamo già organizzati, abbiamo le postazioni per i docenti, abbiamo degli strumenti per andare avanti. Sicuramente è un grosso problema dal punto di vista didattico e poi per l'alberghiero è un grosso problema anche dal punto di vista occupazionale, perché la sofferenza dei ristoratori e degli alberghi ricade anche sui nostri ragazzi. I nostri ragazzi hanno sempre avuto un tasso di occupazione post diploma intorno al 90%. È chiaro che in questo momento non soltanto soffre la filiera produttiva, ma soffrono anche tanto i nostri studenti.